intervenire dopo Salvatore Natoli ci vuole un po' di faccia tosta. E un grazie a Luciano Marchino, non so se è partita da lui l'idea di invitarmi, di dare questo titolo così provocatorio al nostro incontro, perché al di là dell'aspetto formale di ringraziamento mi ha costretto a interrogarmi prima di chiacchierare della felicità, dico ma io? E quindi mi hai costretto a fare una pratica di felicità in questo mese da quando mi hai fatto questo invito. E come dice Claudio Baglioni, la vita è adesso, e quindi a un congresso 17 anni fa su quale felicità, alla quale presentai un argomento simile, infatti ho approfittato del materiale raccolto allora che non era stato pubblicato, il tema che emergeva era che la felicità è altrove, domani, quando eravamo piccoli, nell'Eden, però la vita è adesso. E quindi, come insegna lo Dzogchen, questa affascinante dottrina del buddismo tibetano, o l'illuminazione è adesso o è molto improbabile, nel senso che magari... Vero? Ecco, sì, un po' più lontano di così. Ma si sente? No, si sente benissimo. Non sono io che... Non ho una voce. Come Natoli, dov'è Natoli? Quindi, se l'illuminazione è adesso, a forza di dirmi adesso o mai più, magari... Se dico è domani, è come la dieta. Comincio domani. Quindi cosa ci impedisce di essere felici adesso? Ma in genere attribuiamo a situazioni esterne le condizioni di essere felici o meno, ma sappiamo bene che ci sono... Viktor Frankl ha elaborato la sua logoterapia di dare senso all'esistenza in un lager. E ci sono persone, io sto conducendo proprio in questi giorni un modulo intensivo per giocatori d'azzardo di cui mi occupo da qualche anno, e ho ragazzi giovani in questo gruppo in particolare, figli di papà, ragazzi che hanno veramente avuto delle risorse notevoli a disposizione, fare viaggi, di studiare, e sono terribilmente infelici, non hanno senso, hanno buttato anni preziosi della loro vita, non sanno cosa fare, chi sono, non hanno lavorato, cercato, come diceva Natoli, la felicità è anche un'industria, un lavoro. Occupandomi di dipendenze, di droghe, di gioco, adesso va di moda anche quella sessuale, affettiva, del piacere in fondo, e si vede come la felicità e l'infelicità sono così vicine. E i greci, che avevano un dio per il piacere, Dioniso, che associamo al bacco, al bere, all'ebbrezza, all'estasi, all'orgia, allo sconfinamento, al tutto, all'illimite, come dice Euripide, è il più dolce e il più terribile degli dèi. Il piacere scivola nel dispiacere. E da qui quel punto di equilibrio che gli amati greci hanno saputo esplorare nella loro raffinatissima elaborazione della filosofia della vita, del metron, della misura. Quel punto di equilibrio dove il massimo del piacere deve confrontarsi con il limite per non sprofondare nel suo opposto. E pensavo che Natoli avesse saccheggiato
questo patrimonio incredibile che ha in Epicuro, in particolare il filosofo del piacere, che è considerato un po' un filosofo di secondo rango rispetto a quelli del dovere categorico di Kant, Hegel, no? I grandi filosofi dell'etica, ma forse perché dice una cosa molto ovvia, dice gli esseri viventi tendono al piacere e a evitare il dolore. Il problema è come, perché l'arte del piacere è appunto un'arte. E per quanto noi diamo per scontato che vogliamo godere della vita, la vita si dimostra in realtà un'arte difficile, la Lebenskunst. E se restiamo appunto sul filone di questo Dio, assunto che il piacere nei due millenni di cristianesimo è stato visto un po' come un ambito pericoloso, scivoloso, perché i piaceri della carne si contrappongono a quelli dello spirito, dice San Paolo. Ma questa dicotomia la troviamo già in Platone, nel Filebo, che è il dialogo sul piacere. Platone dice che i piaceri più intensi hanno un che di disdicevole, tant'è che si praticano di notte, lontano dallo sguardo, e non hanno a che fare con il sommo bene. Il piacere però, Freud lo ha riscoperto come un principio che rappresenta una polarità, insieme a quello della realtà, a cui Freud riconosce una dignità, perché la libido viene recuperata da Freud come il motore dell'esistenza umana. E se noi esploriamo le sue radici, da dove nasce, no, questo culto, questa idea di una divinità del piacere, cominciamo a dire che nella configurazione olimpica degli dei, Dioniso non ha un posto, è un dio minore, neppure un dio, non è tra i dodici, assurgerà con il tempo e nelle Baccanti, che rappresenta l'ultima delle tragedie attiche, Euripide dice, dando la parola a Tiresia, a Penteo, tu non sai quanto questo dio sarà grande nell'Ellade. Quindi il principio del piacere in una società evoluta che si sottrae alla legge della necessità, dell'essere condannati a lavorare e a lottare per la sopravvivenza, riveste tutta la sua centralità. Sentiamo un inorfico, invoco Dioniso, altisonante, urlante, primogenito, dalla duplice natura, tre volte generato, beh qui sarebbe lunga, bacchico, sovrano, selvaggio, misterioso, arcano, che ha due corna e due forme, coronato di pampini, con la fronte di toro, bellicoso, evido, augusto, che di carne crude si nutre, cultore delle vigne, vestito di frode. Ecco, il selvaggio che mangia carne cruda. E insieme Dioniso è il dio delle arti, della coreusi, della tragedia, del canto, della danza. Quindi, come dice Giorgio Colli, lo troviamo a raccogliere l'aspetto più infimo, più arcaico degli uomini che divoravano la preda cruda, come facevano le Baccanti dopo aver smembrato nel diasparagmos il capretto sacrificale, e lo troviamo poi come il dio del simposio, che rappresenta una celebrazione, non era soltanto una mangiata, era un culto in cui si riassumeva un po' la quintessenza della vita umana, tant'è che veniva augurata anche ai defunti, accompagnandoli con suppellettili del simposio, come se in qualche modo potessero rimanere legati a quello che di più bello la vita può offrire. Ma l'elemento apollineo, Dionisiaco, ci rimanda
come dicevamo, a questo aspetto anche animalesco, di orgiastico, dove il mondo animale, umano, vegetale, divino si confondono. È la confusione dei regni, e dove tutti siamo partecipi di un qualche cosa di comune di cui siamo parte. E la gioia, il piacere dionisiaco è quello dell'estasi, della danza sfrenata, della discoteca, dello stadio che urla, cioè è quello dell'eccitamento, dell'ebbrezza, dello scatenamento. E è felicità, è una forma del piacere, ma spesso è una forma di piacere che, come dicevamo prima, può cadere nella dismisura, nella sregolatezza. Ed ecco quindi che si affaccia una polarità diametralmente opposta, quella dell'armonia, della quiete, della lucidità, della non ebbrezza, della capacità di vedere lontano, una mente limpida, non obnubilata. Ed ecco che questo ci riporta a un altro tipo di felicità, quella meditativa, quella della quiete, che noi vediamo all'insegna di una divinità solare, pacata. Abbiamo presente l'Apollo del Belvedere, che rappresenta un po' uno dei paradigmi della bellezza classica. Apollo, vieni, beato, donatore di felicità, delfico, indovino, selvaggio. Ecco, qui si vede come, vedremo, come nella polarità dinamica, avete presente quello yin e lo yang in cui il bianco è un pallino nero e il nero è un pallino bianco, no? Perché entrambi venivano poi onorati a Delfi, l'ombelico del mondo, l'onfalos, no? Quindi ognuno ha anche un elemento dell'altro, no? Per non creare una contrapposizione, ma invece una polarità dinamica. Fulgido, amabile, giovane, glorioso, di lira, suonatore. Ecco, Apollo ama la lira, non le percussioni. Guida dei cori, arciere lungimirante che respingi lontano. Ecco, Apollo è un dio che guarda lontano, prevede il futuro, mentre Dioniso è nel momento, è epidemico, no? È il tutto, è il carpe diem, è la totalità dell'istante. Che tutto il mondo miri con l'occhio scintillante, nume onnifiorente. E ancora tu distingui le stirpe dei viventi, ecco, tu distingui. Un bel testo su Apollo di Detienne, e il Dio le couteau à la main, il Dio con il coltello che separa, che divide il marcio dal sano, il giusto dall'ingiusto. E quindi un Dio anche chirurgico, crudele, risanatore, proprio perché risana con l'arte della chirurgia. Tu distingui le tirpe dei viventi, con l'armonia misuri il destino comune agli uomini, tutti, e l'inverno e l'estate mescolando con ritmo uguale, alla corda più grave della lira l'inverno, la più acuta l'estate risvegliando nel dorico modo il fiore amabile di primavera. Ecco, cosa avviene tra questi due grandi dei, figli entrambi di Zeus, quando Zeus deve andare in pensione? Perché gli dei sono eterni, però hanno dei cicli. Prima di Zeus c'è Cronos, che succede a Uranos dopo averlo castrato. Prima di Uranos c'è Caos, quindi sono delle generazioni divine. Quindi si presuppone che anche Zeus, in effetti lo rappresentiamo con una barba, insomma sulla cinquantina abbondante, anche lui deve lasciare poi il trono a chi? Si direbbe ad Apollo, no? Invece la tradizione orfica, in particolare che io seguirò in questa traccia, vuole Dioniso, erede del trono. E Dioniso, l'ultimo degli dèi, investito da Zeus, il padre lo pone sul trono regale, gli dà lo scettro e lo fa re di tutti gli dèi del mondo. Tutto fece Zeo padre, ma Bacco lo portò a compimento. Questo suo Efesto
ecco, merita soprattutto il secondo, perché che cosa successe? Che Dioniso era dionisiaco, insomma, era un po' distratto, si fece sedurre, attrarre dal gioco della trottola, e i titani, che erano stati relegati da Zeus quando nella gigantomachia cioè vinse contro queste potenze della natura, si liberarono e quindi approfittarono della distrazione, di un po' di poca vigilanza di Dioniso, gli saltarono addosso, lo fecero a pezzi, lo divorarono. E quindi chiamarono Zeus, perché insomma l'universo era in grave pericolo, e Zeus incenerì i titani. Quindi la tradizione vuole che noi esseri umani, e lo ricorda anche Nietzsche, veniamo da queste ceneri, distinti, primordiali, però che si erano nutriti della carne di Dioniso. Dioniso è il figlio, Dionysus, il figlio di Zeus. Quindi in ciascuno di noi, no? Qualcuno dice che c'è il Buddha o il Ra, dicevano gli egizi, o Gesù, insomma, c'è una scintilla divina, anche se nascosta dietro un groviglio di passioni. E quando Dioniso fu fatto a pezzi, fu di nuovo Apollo che rimise insieme i membri di pezzi di Dioniso, un po' come Iside fece con Osiride, no? Quindi in qualche modo ritorna il tema della polarità fra questi due principi. Ecco, ma questo mi sembra ancora interessante, come Zeus in qualche modo riunisce in sé questi due principi. Di tutte le cose racchiuse nel suo concavo ventre la forma corporea e mischiò alle sue membra la potenza e il vigore del Dio. Per questo, di nuovo, tutte le cose furono poggiate entro Zeus. Qui si vede come dal politeismo greco si ritorna a una specie di centralismo monistico che preparerà poi la strada al cristianesimo. E ancora Zeus fu il primo, il fulmine splendente, e l'ultimo, fu maschio, fu immortale fanciulla. Zeus è il sostegno della terra e del cielo stellato, unica forma regale nella quale tutte queste cose si volgono, fuoco e acqua, terra e etere, notte e giorno, tutte queste cose sono nel grande corpo di Zeus. Dico questo per passare da un piano più teologico, mitologico, a un piano più psicologico. E, come dice Jung, non è possibile distinguere nella pratica i simboli spontanei del sé, della totalità, dall'immagine di Dio. A chi riferisce Jung l'archetipo del sé? E nella sua sofferta ricerca, no? Sappiamo come Jung oscillò da una tradizione cristiana, il padre era un pastore protestante, il tema del cristianesimo rimase sempre molto forte, non sfondo, e d'altra parte la sua apertura, l'interesse per le religioni, per il taoismo. Se nella figura del Cristo riconosciamo l'equivalente del fenomeno psichico del sé, l'anticristo corrisponderà alla sua ombra. Ecco, questo tema della polarità che i greci avevano saputo risolvere con due figure entrambe divine in rapporto dinamico, nel cristianesimo che segue una concezione monistica si trova di fronte a un grande problema, perché se il bene è il Cristo, ciò che non rientra nel bene che cos'è? Quindi, qui non abbiamo il tempo per sviluppare questo tema che Jung approfondisce nel suo testo, in particolare Aion, lui ripresenta i risultati della ricerca della patristica, per il quale il male o viene inteso come una mancanza di bene, una privatio boni, come dice Origene e Agostino, cioè Dio... Beh, insomma, non tutte le ciambelle vengono con il buco e quindi si sarà distratto anche lui qualche volta, per cui c'è qualche terremoto, qualche situazione che non sembra proprio così augurabile per una creazione perfetta. Però questo
rappresenta a volte una banalizzazione di quelle forze del male. Jung scriveva, si interrogava sul male durante la guerra mondiale, quando c'era il Terzo Reich, e certo sentir bussare alla porta quelli della Gestapo non erano non tanto buoni, era proprio un potere del male che minacciava il pianeta. Quindi il tema dell'anticristo, del male che si contrappone al bene, rappresenta quel tema della scissione ontologica, teologica, e che si riflette anche nella natura dell'uomo, a cui il cristianesimo indubbiamente con difficoltà può sottrarsi. Nell'Antico Testamento non c'è il diavolo, Satan, che tenta Giobbe, un servitore di Dio, non si contrappone il volere dell'Altissimo, mentre proprio Gesù, che cita il diavolo 41 volte, dice Jung, quando il sole, lo splendore della verità, raggiunge il meriggio, lì si staglia l'ombra più cupa, più esplicita. Quindi dove appare il Cristo si staglia l'anticristo. Nella nascita della tragedia Nietzsche si scaglia, voi sapete, no? La sua lotta titanica contro questa concezione del cristianesimo moralista e riprende il tema del dionisismo, il principio dionisiaco viene recuperato nella concezione nicciana. E proprio a proposito di Dioniso, Nietzsche scrive dei passaggi affascinanti. Ora lo schiavo è libero nell'orgia dionisiaca, una specie di quello che resta nel carnevale poi, no? Ora si infrangono tutte le rigide maligne delle limitazioni che la necessità, l'arbitrio, la moda sfacciata hanno posto tra gli uomini. Ora nel Vangelo dell'universale armonia ognuno si sente non solo riunito, riconciliato, fuso con il suo prossimo, ma una sola cosa con esso. Ecco l'orgia, l'ereorgia, la sacra orgia, no? Per i greci, in cui tutti si ritrovavano uguali, schiavo, il padrone, l'uomo, la donna. Come se il velo di Maya fosse stato strappato e soltanto brandelli sventolassero ancora di fronte alla misteriosa unità originaria. Cantando e danzando, l'uomo si mostra come membro di una superiore comunità. Ha disimparato di camminare, di parlare ed è sulla via di volarsene in cielo danzando. Però, come anche Nietzsche sottolinea, spesso queste feste tracimavano nell'indisciplinatezza sessuale, in cui le onde travolgevano ogni senso della famiglia, dei suoi venerandi statuti, qui venivano scatenati proprio le bestie più selvagge, eccetera. Sappiamo che al carnevale di Rio ci scappa sempre il morto. Quindi, ancora una volta, Dioniso non può vivere senza Apollo. Quindi non si tratta di un o di demonizzare uno dei due. Io ho molto sofferto nella mia ricerca una passione contemporanea per il buddismo e per il mondo dei greci, che sono per certi aspetti agli antipodi, perché il Buddha promette una requie dalla sofferenza interrompendo la ruota della sofferenza che viene tenuta in moto dal desiderio. Ma il desiderio per i greci è il motore del mondo, Eros, no? Come Afrodite nel Tererum Natura di Lucrezio dice, è lei che noi non saremmo qui se non fosse per il turbamento della passione erotica. Ma la passione erotica è crudele, può portare a infelicità, al pathos che è imprescindibilmente legato a Eros. Quindi è la passione che in qualche modo ci anima, e dice Platone nel Simposio, se a un Dio veramente dovessimo elevare dei templi, nessuno più di Eros lo meriterebbe, perché è il più grande degli dèi, o come in un convento, in un ashram, Eros va bandito perché fonte di sofferenza. Credo che sia importante
superare una contrapposizione, che altrimenti tenderebbe a demonizzare uno dei due principi, e esplorare invece quella faticosa ricerca di un punto di equilibrio, un punto zero, lo chiamava Peirce, no? Che trascende la contrapposizione. Come nella rappresentazione del Vigyan Bhairav Tantra, no? Che vedo riportato puntualmente nella rivista vostra, nel colloquio d'amore tra Shiva e Shakti. Quando il pendolo raggiunge il punto estremo, la polarità dell'andare e del tornare si fondono in un unico principio, come nella respirazione, alla fine del corso della espirazione si inverte, no? Iniziando l'inspirazione. Però in quel punto la polarità contrapposta si fonde, no? E quindi l'onfalos, l'ombelico del mondo, Delphi, sacro ad entrambi, forse rappresenta la metafora di quell'oscillazione in cui siamo chiamati a muoverci senza cadere troppo da una parte o dall'altra. E non so quanti minuti ho, o se li ho già da un pezzo. Cosa dice il nostro chairman? Retroattivamente devo restituire questo. Uno e mezzo, no, dimmelo. Allora. Quindi in questa concezione io seguo un indirizzo gestaltico archetipico. Gli dèi sono diventati malattie, dice Jung, è una frase che mi ha tormentato per anni, ma salutarmente. Per un greco la malattia era riferibile al non avere onorato uno degli dèi. Se io non onoro Dioniso, spesso sono troppo apollineo, preciso, limpido, trasparente, doveristico, perfezionista, spesso, no, posso scadere un po' nel rigido, cioè non so perdere il controllo, non so ballare, scatenarmi, potrei avere problemi di orgasmo, o sono sempre lì rimpettito con la cravatta, mi manca il principio dionisiaco, e viceversa, se sono troppo sbilanciato sul dionisiaco, no, potrei cadere nell'eccesso, non darmi delle regole, non avere anche il rispetto della distanza, no, che Apollo, diciamo. Quindi questi sbilanciamenti, direbbe Jung, che noi chiamiamo malattia, in realtà sono un'espressione di non rispettare un principio archetipico che dovrebbe ispirare. Adesso passa sotto il nome di oroscopo, no? C'è Plutone, allora, ma la realtà profonda è il principio che sottende la configurazione divina. Quindi come costellare la nostra malattia? Quindi i sintomi che esprimono il malessere sono anche la via regia in un cammino da fare a ritroso per capire da dove vengono, in un approccio che è causale, non solo sintomatico. E in genere ecco che troviamo uno squilibrio della coppia archetipica. Noi abbiamo parlato di quella dionisiaco apollinea, ma Hillman esplora magistralmente quella del Puer e del Senex. Se io sono un bambinone rischio di diventare un Peter Pan, se sono invece Saturnino, no? Rischio di essere conservatore, diffidente del nuovo, taccagno, no? E depresso alla fine. No? Quindi nonno e nipotino devono darsi la mano, il nipotino deve far sua la saggezza del nonno e il nonno farsi rivitalizzare dall'entusiasmo del nipotino. Quando questi due principi si scindono, ecco che diventano patogeni. Quindi la polarità dinamica lo è creativa nella misura in cui i due principi rimangono in contatto, perché nello sbilanciamento patogeno c'è poi il dottor Jekyll e il Mr. Hyde, no?
l'uno e l'altro estremizzano in modo caricaturale i loro principi. Ecco quindi che la terapeia, che in origine significa il terapeutes, è un servitore degli dèi, in questa concezione significa capire che cosa, in che cosa una persona non ha onorato, non onora nella sua vita un principio archetipico. Io faccio un lavoro specifico su questo, metto la persona al centro dei 12 e cercando di capire dove si crea uno sbilanciamento. Concludo con due frasi in cui sono inciampato stamattina, tra virgolette, casualmente. Questa mi è sembrata simpatica. Pochissime persone riescono a vivere senza l'infelicità, senza un senso di esistere, qualcosa a cui aggrapparsi. C'è un pathos, un problema, è qualcosa di molto concreto, no? Che la beatitudine è qualcosa di evanescente in cui ti dissolvi. Per vivere senza problemi ci vuole coraggio. Per anni ho vissuto senza problemi, riconosco che è una specie di suicidio. Cioè, viene da noi un paziente, se non ha un problema da dirci, ci sentiamo persi, no? Diceva, che facciamo? Mo? Per questo provocatore mente persi diceva che la Gestalt è una terapia per sani. Come a dire, vabbè, ok, non è un problema, so what? Da qui in poi c'è comunque spazio per crescere, per conoscere, per sperimentare, no? Non siamo qui soltanto per contrastare la malattia, ma per promuovere il benessere e la conoscenza. E questo mi è sembrato anche simpatico. Quando sei felice lo sei senza motivo, quando sei infelice esiste sempre una causa. È così perché la felicità è la sostanza di cui sei fatto. Un amico mi regalò molti anni fa un libro con un titolo bellissimo, titolato La gioia senza oggetto. Non l'ho neanche aperto, però l'ho tenuto per anni sul comodino. Vi auguro di addormentarmi con questo libro. Grazie.